Siamo in diretta? Sì, dovremmo essere in diretta. Buonasera, bentornati a tutti in questa seconda diretta di Radio Macello, versione Christmas. Questa sera andremo ad avere una serata con Matteo Portinaro, argomento Alex Puzzaro, diciamo suo argomento forte. Allora, ricapitoliamo, da un po' di tempo che vorremmo appunto fare una serie di dirette con Matteo per andare ad analizzare alcuni eventi del passato, alcune cose. Lui è molto esperto di giornalismo motocross. Diciamo il motocross anni 70, 80, 90 e autore anche di un bellissimo libro Impresa Mondiale uscito l'anno scorso su Amazon, autoprodotto, e in base a quello volevamo ripercorrere una serie, fare una serie di appuntamenti con Matteo. Avevamo già fatto l'anno scorso forse un paio di puntate e questa sera adesso tra prima e dopo Natale avevamo avuto appunto questa idea di proporre una diretta subito, boom, iniziare col colpo, iniziare con Alex Puzzar, che è diciamo uno dei suoi argomenti più forti, però un po' alla volta secondo me affronteremo anche diversi argomenti. È un po' un progetto che volevamo sviluppare nel tempo, anche provando così con voi in collegamento, vedere se poteva piacere questa serie di dirette appunto un po' sugli argomenti del passato, visto che la pagina di Radio Macello parla anche di motocross d'epoca, anche e soprattutto anni 90 e 80, insomma, un po' alla volta vedere se c'era una serie di argomenti che potevano piacerle, anche col vostro aiuto magari, potrete fornirli, potete scriverci sulla pagina e consigliarci, poi io e Matteo ci sbizzarriamo e ci pensiamo e ci mettiamo a tema. Innanzitutto saluto un po' di persone: Lucas 5748, Giuseppe Zampi, Pay, Fnapsi, U272, insomma un po' di amici classici di Radio Macello che sono in collegamento, che anche in queste diciamo giornate di festa sono pronti a Andrea Zamparelli, Antelli Gianluca. E adesso andiamo a cercare anche il nostro Matteo Portinaro, che tra l'altro l'avevo visto già collegato, e vediamo se lo troviamo subito. Chi troviamo tra i suggerimenti? Eccolo qua, invito Matteo Portinaro. Intanto io mi metto qui ci rivedremo in duro schermo, frasi fattissime che tutti sappiamo di che cosa stiamo dicendo, però è giusto per riempire questi secondi Eccolo qua, Matteo, Ciao. oggi ti vedo in HD, Super HD 4K, hai cambiato Ma telefono? ce l'ho fatta a cambiarlo, eh. Dopo la nebbia dell'ultima volta ce l'abbiamo fatta. Grandissimo. Allora, questa puntata che è un po' di giorni che ci tiriamo dietro, ma avevamo proprio voglia di fare. A proposito di Alex Puzzer, insomma, uno dei tuoi grandi cavalli di battaglia, appunto, già stavo introducendo prima che arrivassi te in diretta, appunto. Che tu hai scritto già un libro l'anno scorso, un anno e mezzo fa, insomma, durante la pandemia, durante, Sì, ancora siamo in questa situazione, quindi, siamo ancora però, qua. esatto, questo bellissimo libro Impresa Mondiale, autoproduzione, diciamo, Amazon, che tuttora potete trovare in vendita, quindi, insomma, diciamo che l'argomento è uno dei tuoi cavalli di battaglia, però oggi volevamo affrontare degli argomenti, primo, che non ci sono nel libro, così. Perché se no, quello che c'è nel libro, la gente se lo deve andare a comprare il libro e leggere lì. E poi volevamo fornire altri piccoli dettagli, perché chi ha già letto il libro, allora non ci avrebbe voglia di vedere sta diretta. Allora noi andremo a Giusto. fornire degli altri dettagli più interessanti sulla carriera di Alex Puzzar, anche cose che mi parlavi pomeriggio che effettivamente meno conosciute. Sì, come ti avevo accennato, sarebbe bello appunto ripercorrere quello che ha fatto Alex, ma andare un po' oltre. Ecco, quindi oltre i due titoli che sicuramente sono da citare e da ricordare, però stai andando ad analizzare alcuni fatti che sono stati raccontati, quindi dai vari Michele Rinaldi, Luigi Toschi, Ilaria Aldini, insomma, i vari personaggi che lo hanno conosciuto e che hanno condiviso con lui un pezzo di percorso, ecco.
E poi soprattutto, come tu mi dicevi, quando vuoi fammi delle domande, interrompimi, ma soprattutto i nostri followers possono fare delle domande, c'è una sezione apposita lì in basso per fare le domande, noi ci compariranno, le leggeremo, se ci sono altre curiosità che sicuramente non stiamo, diciamo, non vi stiamo fornendo, siete liberissimi di chiederci tutto quello che volete, soprattutto chiedere a Matteo, che lui è super esperto, io sinceramente ero più vecchio di lui quando seguivo le prime imprese di Alex Puzar, ma lui ne sa un'infinità di più e quindi è incredibile questa cosa. Ma io direi inizia pure, diciamo, a snocciolarci alcuni episodi, magari un'infarinatura generale sulla carriera di Alex e poi dopo andiamo appunto nei dettagli che volevi darci su questa, diciamo, Alex Puzar Story, come abbiamo chiamato questa diretta. Ok. Ovviamente, come ti avevo già detto prima, quando vuoi interrompimi pure, fai domande, tutto, perché lo sai che vado a nastro e qua possiamo andare avanti fino a mezzanotte come minimo, ma tranquilli proprio, senza grossi problemi, però vorrei evitare di rompere le scatole alla gente. No, vabbè, Allora, a parte questo. segnati già perché c'è già una domanda, ma ce la segniamo, magari ci arriviamo pian piano. Vai. Ubo272, segnati sul block notice. Ragazzi, cosa mi dite di Puzar con Leo Squarna? Quindi ci segneremo anche il periodo Squarna, magari, giusto per... L'ultimo della sua carriera, ecco, quindi Sì, sì. diciamo gli ultimi vagiti della carriera, TM o Squarna, insomma, quei periodi lì in cui però non ha regalato anche qualche soddisfazione non da poco. Più dura, ma andiamo un po' in ordine cronologico, ecco, almeno così Assolutamente. cerchiamo di seguire un filo logico. Niente, la carriera di Alex è partita. Non dico per caso, perché lui giocava a pallone, lui vabbè, è nativo di Diceva, e giocava a pallone. Poi un giorno da un amico viene chiamato per fare quelle che all'epoca erano le gincane, no? Si facevano spesso questi tracciati così, e si capì fin da subito che questo ragazzo nel polso aveva qualcosa di molto molto particolare, qualcosa in più degli altri. Ci fu un'evoluzione molto molto veloce, perché comunque Alex aveva già 12-13 anni e nell'arco poi di poco salì alla ribalta. Debuttò la prima gara, la fece a Pinerolo, il tracciato di Pinerolo, storico dell'impianto piemontese e anche a livello italiano internazionale. E poi da lì fu veramente un'escalation continua. Vinse il campionato regionale nell'anno dopo, e dopo anche una bella battaglia con Stefano Inguscio, un altro pilota che ha corso negli anni 80 del Mondiale 125. Dopodiché il balzo fu praticamente io dico, quasi immediato tra i grandi. Il vero passaggio, il primo momento clou della sua carriera avvenne l'8 settembre 1985. Gara internazionale all'America dei Boschi di Bra, uno di quei luoghi che porto nel cuore. È un impianto che Alex, appunto, anche lui ancora adesso porta nel cuore quello, soprattutto quello di Asti, dove comunque ha corso e si è allenato molto, molto spesso. Da un po' tutti gli altri lo portiamo nel cuore, essendo una super pista mondiale che poi qualcuno Assolutamente. riuscì. Io sono riuscito una volta ad andare tra una chiusura e l'altra. È stato vabbè, è un altro argomento quello, ma giusto per fare un. Giusto, giusto, no, è un impianto storico, ma speriamo che le cose possano tornare come un tempo. Detto ciò, 8 settembre 1985, questa gara a livello internazionale, ma Alex doveva prendere parte alla gara, quella che veniva definita all'epoca di contorno, ecco, alla prova internazionale, prova internazionale che però vedeva al via solo un pilota di grande caratura, comunque un certo Håkan Carquist, quindi un due volte campione del mondo. No, niente, cioè, non uno come gli altri. E durante il tragitto, questo è un aneddoto che mi ha raccontato il papà di Alex Giovanni, che tra l'altro saluto. Alex e appunto il papà si parlano un po', e dal papà nacque l'idea di dire: ma prova magari a fare, se te la senti, la gara internazionale. In 4-4-8 cambiò tutto, quindi non fece più la gara regionale, ma partecipò alla gara internazionale. Alla via c'erano anche Maurizio Dolce, Paolo Caramellino, Franco Perfini, Pietro Micheli, oltre a Carquist, ovviamente. Quindi comunque piloti che Bel partito. avevano già, esatto, un bel parterre de rois.
E Alex scese in pista, ottenne il podio assoluto in quella giornata, ma soprattutto ci fu un momento che cambiò comunque quella prima parte della sua carriera, perché nel famoso discesone di Bra dell'America dei Boschi superò proprio Hakan Karquist in discesa, un tratto che faceva veramente venire la pelle d'oca. Io ho avuto la fortuna di viverlo da fuori, ovviamente perché ero piccolino, ma ho visto qualche gara lì in quell'impianto, e faceva veramente molta molta paura. E Alex lo superò in discesa e poi ricevette anche i complimenti a fine gara da parte di Carquist e ovviamente anche da parte di papà Giovanni, che gli disse che quel gesto era dettato dalla fame, dalla voglia di arrivare. E Un infatti, bel biglietto di presentazione, diciamo. esatto, fu un bel biglietto da vista, perché fece capire a tutti la vittoria assoluta andò nelle mani di Paolo Caramellino, che comunque era un altro che proprio pianino pianino non andava. E Alex comunque Alex concluse secondo, e comunque, appunto, come dicevo, ricevette i complimenti da parte di Carwis per quel sorpasso che, insomma, entrò un po' nella storia. Se Sì, e poi vuoi andare. altri. No, dimmi, Dimmi continua tu. pure. Ah, no, beh, c'è poi da rimarcare la stagione 86, la prima di Alex a livello mondiale. Internazionale, sì. Una stagione costellata tra l'altro da tre vittorie molto importanti. La prima al Golden Trophy di Bra, che era la prima edizione del Golden Trophy, che ovvero una gara in notturna con un tracciato in stile Supercross, una manifestazione ideata da Mario Tortone, proprietario all'epoca dell'impianto dell'America dei Boschi di Bra. Quindi Alex vinse nelle quattro prove, ne vinse due e vinse appunto questo mini campionato, ma vinse anche e soprattutto la Coppa 1000 dollari. Pilota, è stato il pilota più giovane nella storia a vincere quella competizione così, così prestigiosa, il 15 agosto 1986 a San Severino Marche. E poi vinse anche un altro momento che è passato alla storia, la gara della domenica del Super Bowl di Genova. Quindi una gara che vedeva al via tanti campioni, non solo europei, ma anche americani. E in Quindi. questa prima parte di carriera, Alex in sella a che moto lo possiamo trovare? Era su KTM, e era stato, tra l'altro, c'è anche da rimarcare la figura di Luigi Toschi, appunto la persona che lo scoprì e lo lanciò appunto nel grande motocross. Poi ovviamente Alex fece il resto. Correva con KTM Farioli, e con questa moto appunto ottenne questi primi successi. Un 86 molto molto positivo, appunto come abbiamo detto poc'anzi. C'è da ricordare anche, a proposito di aneddoti, no? Come dicevamo, di non andare solo a ricordare le vittorie, ma anche un bel aneddoto sta. Beh, il Super Bowl si disputava su due giornate, sabato sera e domenica sera. La gara del sabato, Alex non corse molto bene, fu una prova abbastanza mediocre. E finita la gara, qualcuno suggerì a Toschi di fare le valigie, di caricare la moto e di tornare indietro, perché questo ragazzo qua Non sì, andava era forte, però aggiornata. non prometteva, no? E Toschi, che ovviamente era molto convinto della scelta che aveva Del fatto, talento di anche perché del talento che aveva Alex, prese Alex da parte, gli fece, come si dice, una tiratina d'orecchie, la sciampata. una sciampata, sì. E Alex il giorno dopo appunto dimostrò a tutti di che pasta era fatto, e vinse appunto a 18 anni il Super Bowl di Genova. Ma Quindi, tra insomma. l'altro, Alex, anche leggendo il tuo libro, ha sempre avuto un po' questi episodi qua di magari una giornata così storta, una prima manche opaca per poi esplodere, per poi Sì. avere un po', che poi è un po' è il fascino del personaggio, è un po' così, diciamo, incomprensibile anche in certe sue sfumature, molto particolare, diciamo. E effettivamente questa cosa che dici te, diciamo, di qualche così. Diciamo, girare da un momento all'altro la giornata è una cosa che nella sua carriera è successa spesso. Sì, era una caratteristica, non potevi mai darlo per morto, perché magari sembrava lì, sembrava non in giornata, poi puntualmente
O toccato nel vivo o in una maniera o nell'altra, come appunto questo episodio citato poco fa di Toschi, tra virgolette rinasceva e sapeva appunto vincere gare importanti come era appunto il Super Bowl di Genova. Un artista, diciamo, il nostro Alex è Sì, un un artista. artista, che è anche il Un motivo artista. per cui ha così tanta, cioè così tanti fan nel mondo, nonostante, cioè, la sua carriera, cioè, è una carriera di 30, 20-25 anni fa, cioè, nel senso, ormai è un pilota del passato, eppure ha ancora tanto affetto, cioè, nel senso, è sempre considerato uno dei più grandi della nostra storia, anche perché è stato uno dei primi veramente a iniziare a vincere più di qualche mondiale, insomma, fino a Rinaldi, insomma, abbiamo avuto solo un mondiale, poi dopo, insomma, sono arrivati Alex e tutta quella generazione lì con Chicco e poi dopo fino ad arrivare ai giorni d'Ostri, però, nel senso, Alex, diciamo, è un po' un perno cardine della storia del nostro motocross. Sì, poi c'è anche da ricordare che comunque ha avuto una carriera molto lunga, dall'86 al 2002, e quindi comunque sono più di 15 anni di carriera, con anche in mezzo qualche pensiero di smettere, perché capitò in un paio di circostanze, ma fortunatamente non prese mai definitivamente quella decisione, quindi ce lo siamo potuti godere per oltre 15 anni ed è stato un lusso, sicuramente un vanto che il motocross italiano può annoverare. Ecco, sì, è un pilota particolare anche nel fatto del momento all'altro, cioè sprofondare e poi sapersi reinventare, passare dal Mondiale 250 al Mondiale 125 con la Honda di Maddì, per poi passare alla TM, alla Kawasaki, allo Squarna, cioè nel senso cambiare anche un sacco di situazioni, rinascere, reinventarsi, prolungare la sua carriera quando lo davano per finito, insomma, questo fa parte un po' appunto del fascino del talento di Alex. Sì, Alex ha sempre saputo reinventarsi, fare grandi cose. Comunque ha ottenuto. Io quello che dico sempre è che è andato oltre la vittoria, perché comunque erano successi che ti coinvolgevano un po' per come venivano fuori, anche perché lo davi appunto quasi, veniva dato magari quasi per finito e poi rinasceva e dimostrava a tutti che insomma in quel polso ne aveva ancora tanto, tanto da dare, anche perché basti ricordare che ha vinto una prova di mondiale a 34 anni con dei piloti che in gara l'ultimo GP che ha vinto a Sevlievo nel 2002, con piloti che avevano all'epoca la metà dei suoi anni, quindi insomma sotto un caldo infernale, perché quel giorno lì a Sevlievo faceva veramente un caldo infernale, eppure insomma Un era. talento infinito. Esatto. E vabbè, adesso non voglio poi passare da una parte all'altra. Siamo arrivati all'86. Bravo, bravo. All'86 è seguito poi un 87 un po' così, così e così, ecco, perché fece, beh, c'è anche da dire che nell'86 fece punti, svariate buone prestazioni nel Mondiale 125, andò a podio in Germania, nella prima uscita in Francia ottenne subito punti, ottenne la top 10, insomma si era già messo in mostra anche in campo internazionale. E 87 invece non riuscì a ripetere quanto fatto, dopodiché però appunto nell'88 ritornò in auge e riuscì a concludere quarto nel mondiale 125, ottenne delle belle prestazioni anche nel campionato italiano, dove sfiorò il titolo nella classe 500 dopo un bel duello con Trampas Parker, insomma un pilota con il quale ha avuto Esatto, tanti tante scambi. battaglie, tanti scambi ravvicinati, ecco, così in pista. Esatto, un bel dualismo. Sì, è stato un bel dualismo. Sicuramente penso che entrambi sono cresciuti l'un l'altro. Questo duello ha permesso a entrambi comunque Esatto. di crescere molto, perché comunque la lotta era tanta, la voglia di prevalere era sempre tantissima. Quindi, insomma, è stata una bella crescita per tutti e due. Nell'88, come ti dicevo, era sempre in KTM, però c'è da notare come in quella stagione la KTM varie volte lo lasciò a piedi nel mondiale. Ci furono 5 rotture per problemi meccanici. Al termine del Gran Premio di Germania, e questo è un altro aneddoto che mi ha raccontato Luigi Toschi, Alex era veramente molto giù di morale, perché sapeva che poteva ottenere di più. Beh, quell'anno lì
Bahil e Strybosch facevano un campionato a parte, perché comunque in quel mondiale lì solo Trakter e Maddi riuscirono a vincere una manche, a strappare una manche a uno dei due, quindi era un campionato che era chiuso per il successo finale. Ma Alex stava crescendo prepotentemente, perché comunque era andato a podio nella seconda manche a Castiglione del Lago, nella prima si era ritirato per un problema tecnico, insomma stava mettendo insieme una serie di belle prestazioni, però non era supportato da questa moto che, come detto, appunto si rompeva un po' troppo spesso. Lui era giù di morale, tutto un po', arrivò l'offerta di Michele Rinaldi e ovviamente Alex da quel punto decise di accettare l'offerta e di passare al team appunto diretto da Michele poi nella stagione 1989. Un'altra offerta avvenne anche da parte della Cagiva. Infatti c'è una foto sulla rivista Motocross al termine del Gran Premio di Francia, una prova disputata su un fango incredibile dove riuscì solo Bahil ad andare come un treno, gli altri arrancarono e Alex comunque andò a podio, fece secondo. Comunque al termine di quella manche c'è un'immagine dove Vitteven è ritratto insieme ad Alex e a Luigi Toschi. Infatti si vociferò di questo interesse da parte della casa varesina nei confronti di Alex. Le cose andarono avanti, ma poi alla fine Alex decise di accettare l'offerta di Michele Rinaldi e quindi dall'89 iniziò questo binomio appunto con il team Chesterfield Suzuki. E questa, ad esempio, a me mancava, ma sarebbe stata una cosa che mi avrebbe fatto sognare, perché, nel Esatto. senso, per tutti i fan di Radio Macello, la Cagiva di quegli anni lì è una specie di mito incredibile, cioè proprio siamo in tanti dietro. Tra io gestisco la pagina e diversi fan che ogni tanto mi contattano, che quando ci confrontiamo sulle VMX 125 250 di quegli anni andiamo completamente fuori di testa, Sì. sarebbe stato troppo, troppo, quindi forse è stato meglio così, troppo per il nostro cuore. Sì, ci sarebbe stato difficile da reggere come cosa, immagino. Esatto, come dicevamo prima, avrebbe recuperato dopo con lo Squarna, che fondamentalmente era l'evoluzione di Cagiva, esatto, perché il progetto nasceva da lì, perché lo Squarna alla fine nel periodo italiano fondamentalmente il due tempi era una Cagiva evoluta in diversi anni fino a diventare una vera e propria Squarna, però nel senso era proprio frutto del reparto corsa italiano. Mentre ritorniamo sulla storia, come al solito divaghiamo, eravamo arrivati all'89, giusto? Sì, siamo arrivati appunto all'89, debutto col team Chesterfield Suzuki diretto da Michele Rinaldi. In quell'annata lì Michele seguì sia Alex che Rodney Smith che faceva il Mondiale 250. Alex era ancora comunque supportato da Luigi Toschi che lo seguiva appunto nelle varie trasferte, il mitico Iller Aldini come meccanico e nel Mondiale 125. Ci furono tantissimi duelli con Trampas Parker, mondiale che poi andò appunto nelle mani dell'americano, diventato poi appunto italiano naturalizzato al termine di quella Esatto, e lì c'è stagione. tutto. Potremmo fare Sì, un'altra puntata potremmo solo su fare Trampas. un'altra puntata. Quindi, se ti interessa, puoi andare avanti fino a mezzanotte, l'una alle due, me lo dici, io mi aggancio a quel discorso lì e No, facciamo poi notte. facciamo Trampas Park Story, il Poi Vicentino la facciamo in d'America. Esatto. E comunque fu un campionato animato. Alex vinse ben 10 manche contro le 8 di Trampas, ma Trampas fu Un tiro leggermente un po' più regolare. regolare, poco, ma quel tanto che bastò appunto per vincere il mondiale al termine della prima manche in Francia, l'ultimo GP ad Aoun. Il 28 agosto 1989 e poi ci fu anche il grande spavento per Trampas perché nella seconda Alex vinse la manche, ma Alex perdone, Trampas cadde violentemente a terra, infatti rimase stordito per un attimo, si era temuto il peggio perché appunto ruzzolò a terra pesantemente, però fortunatamente poi senza conseguenze. Fosse caduto la prima manche, magari il mondiale poteva cadere, però ho sentito
nelle varie interviste che ho fatto, anche per il libro, tutto un po', Ilir Aldini mi ha detto che secondo lui in quella stagione ha pesato tanto lo zero patito in Inghilterra, ad Hoxton Park. Quello zero lì è stato quello decisivo che ha impedito ad Alex poi di vincere già quell'anno il Mondiale 125. Comunque, in ogni caso, Alex coronò quella stagione col primo titolo italiano nella classe 125. Il titolo lo vinse a Montevarchi, ma poteva già vantare un grande vantaggio nei confronti sempre di Parker, ovviamente erano sempre loro due a giocarsi la contesa. Lo vinse a Montevarchi in quel campionato lì, da rimarcare anche la prestazione che fece all'America dei Boschi, di nuovo un tracciato che torna spesso nella carriera di Alex, perché quel giorno era la seconda prova del campionato dell'ottavo di litro. Alex ottenne una perentoria tripletta, battendo in tutte le manche appunto Parker al termine di uno scontro diretto. Quindi fu un successo molto importante, uno snodo cruciale poi per il trionfo a livello italiano, ecco. Poi passiamo al 90, quindi cambio di cilindrata Sì, e cambio cambio di anche. cilindrata. Sì, che però, come ho scritto anche nel libro, Alex non voleva cambiare cilindrata. E fu una cosa dettata che partì più da Michele Rinaldi. Rodney Smith aveva abbandonato il team, entrò John Van de Berg, che era già 2 volte campione del mondo, quindi insomma non proprio l'ultimo arrivato. Michele disse ad Alex che sarebbe stato meglio passare in 250. Alex era un po' titubante, accettò. Poi c'è quel famoso momento nel quale Alex si mise a piangere perché non riusciva ad andare quanto giorno durante il periodo invernale delle prove, prendeva 4-5 secondi appunto dall'olandese. Poi piano piano il gap divenne sempre più, si assottigliò sempre di più, e alla fine poi Alex fece quello che sappiamo dalla stagione 1990, un campionato dominato dall'inizio alla fine, proprio senza mai conosce l'avversario in grado di impensierirlo. Vinse 7 delle prime 8 manche in quel mondiale lì. Poi vabbè, tanti tanti successi. Fu il primo italiano, ecco, questa è una cosa importante secondo me da rimarcare: il primo Vincere italiano in 250. a vincere in 250, ma soprattutto a vincere sulla sabbia. Marchelo, 10 giugno 1990, Alex vince sulla sabbia e aveva veramente bastonato tutti, da Van der Berg a Strijbosch, a Peter Dirks, a Gert-Jan van Doorn, a Pekka Vekkonen, a Ismo Vekkonen, anche il cugino di Pekka, che era un altro che comunque sulla sabbia non scherzava. Insomma, riuscì a dettare legge su un tracciato dove da sempre comunque gli italiani, non dico arrancavano, perché comunque Maddi e Rinaldi col passare degli anni erano migliorati molto e comunque ottenevano punti e anche piazzamenti da podio, ma non erano mai riusciti a vincere. Alex Dominare, riuscì, esatto, Alex riuscì in questa impresa, tra l'altro anche con una condotta di gara molto accorta, perché io ho rivisto più volte quelle 2 manche lì a Marchelo, e Alex proprio si gestì, non forzò mai a metà gara. Tornò, magari perse qualche posizione, ma lo fece tra virgolette apposta, e poi negli ultimi 10 minuti piazzò la mazzata decisiva e andò a vincere. Quindi un grande segno di maturità, e forse fu la prova del 9, ecco, quella, perché dopo, vabbè, ovviamente anche quanto ha fatto Maggiora con la rimonta che conosciamo tutti, con i 36 sorpassi, con il fatto che magari se fosse stato ancora un giro a disposizione, ma Alex riusciva anche, sarebbe riuscito anche a vincere, non si sa. Comunque, insomma, già rimontare da ultimo, cadere 2 volte e arrivare quarto a 2 secondi dal vincitore, penso che non è proprio una cosa che capita tutti i giorni, ecco. Quindi, insomma, cose che fa solo Erlings al giorno d'oggi. sì, esatto. E Alex riuscì. Anche il nostro Tony le ha fatte qualche anno Sì, anche fa. Tony, assolutamente, sì. E quindi, insomma, un campionato dominato in tutto e per tutto. Bello anche da citare, da ricordare il duello con Ricky Johnson al Fast Cross a inizio settembre del 90, dove Alex si dimostrò comunque vincente, anche se poi non vinse effettivamente la gara, ma fu l'unico a tenere testa a Johnson, che conquistò il suo terzo e ultimo successo lì al
al fast cross ad Arsago Seprio. Alex terminò vicino appunto all'americano dopo aver comandato anche la gara per 2 o 3 giri. E quindi fu anche lì una bella dimostrazione di forza su un tracciato, come sappiamo, quello di Arsago, che comunque favoriva molto i piloti americani tra le whoops, i saltoni, quelli insomma molto molto alti. E Alex arrivò a fine manche parecchio stanco, perché mi ricordo ancora l'intervista di Alberto Porta una volta conclusa la prova, ma comunque seppe tenere testa a Johnson, e non era una cosa che potevano fare tutti all'epoca. Ecco, adesso poi dopo il mondiale del 90, che vabbè, tutti conosciamo, tutti abbiamo la leggenda imperniata di Alex attorno al mondiale del 90, c'è quel periodo tra il 90 e il 94 in cui ci sono un po' di anni così, e parliamone, cioè, voglio, magari un periodo che non tutti, cioè, analizzano proprio, c'è, cioè, qualche episodio che ci vuoi raccontare, qualche cosa di Allora, carino. mi aggancio poi agli anni dopo con ancora un'ultima chicca sul 90, che un aneddoto che mi è stato raccontato da un tifoso che seguiva spesso Alex appunto in quegli anni d'oro, che è Riccardo Colonna, che saluto, faceva parte dei supporter appunto di Alex. Alla fine della prova del Master of Motocross a Maggiore, la prima prova che andò in scena il 23 settembre 1990, Alex, che aveva bastonato tutti, arrivò in un ristorante lì di Maggiore e vide anche i piloti americani. E la cosa appunto, che mi è stata raccontata è che i piloti americani erano totalmente in silenzio, cupi, neri, perché l'avevano presi in una maniera allucinante, e non ce n'era, mi è stato proprio detto, non ce n'era uno che parlava, tutti guardavano il piatto, non si girano, perché ovviamente videro Alex e il team, quindi Sì, Rina, Michele, Rinaldi, gli altri arrivare. Però nessuno fiatò, nessuno disse niente, perché le avevano prese secche, e quindi fecero un po' meno gli spacconi quel giorno lì. Ecco, scusami, è un piccolo no, ci aneddoto che mancherebbe. secondo me in quel 90 ci stava, ecco, da far presente. E niente, poi seguirono appunto stagioni, il 91, vabbè, il grande duello ancora con Parker e anche poi con Mike Healy per il Mondiale 250, un mondiale che era già, se andiamo a vedere la situazione della classifica generale dopo la Francia, praticamente il mondiale era già quasi suo, era già, insomma, aveva già un buon margine di vantaggio su Trampas. Poi ci fu quel doppio zero inspiegabile, forse fu più una questione di testa negli Stati Uniti, a una Dilla, che capovolse la situazione. E quindi riportò Trampas in lotta, e Alex comunque a dover dare tutto per ottenere il successo finale. E poi l'incidente, vabbè, mi sono dimenticato anche la famosa quasi scazzottata, perché scazzottata non, per la scazzottata non c'è mai stata, a Nisme in Belgio, prima della prova negli Stati Uniti, dove appunto Trampas e Alex se la diedero di santa ragione. Quella volta lì forse andarono leggermente un po' oltre, ma c'è anche da dire che la posta in palio era altissima, e quindi comunque la tensione si faceva sentire, Era questo è indubbio. palpabile. Era palpabile, sì. Poi arrivò la Svezia e quell'incidente che causò ad Alex appunto la rottura dei legamenti del ginocchio e tutti i problemi che poi ne sono conseguiti negli anni a venire, perché Alex si fece poi operare subito per correre in Giappone. Riuscì a correre, ottenne comunque ottimi risultati, andò a podio tutto, ma non riuscì a strappare il titolo poi a Parker. Arrivò terzo nel mondiale e comunque, nonostante un ginocchio malandato e una situazione comunque fisica non perfetta, ovviamente per ovvi motivi, vinse poi la terza manche in Olanda, Valkenswaard Motocross delle Nazioni. Quindi, insomma, un pilota che ti arriva e vince sulla sabbia con quelle condizioni fisiche, vuol dire che, insomma, comunque Sì, ha un dopo. talento fuori dalla norma, anche perché in gara c'erano gli americani, c'era una Stanton, c'era Kiedroski, c'era Bradshaw, c'erano tutti piloti che però Tutti. ma pianino non andavano. Ecco, esatto, c'era l'elite del cross internazionale, quindi ottenere quel successo lì,
diede ancora più lustro. Però appunto fu un periodo un po' andò un po' tutto in calare, anche perché poi Michele Rinaldi passò poi alla Yamaha, ci fu l'accordo con Yamaha, quindi nel 92 questo passaggio Yamaha, ma Alex fece fatica ad adattarsi alla nuova moto, ottenne comunque tipo nel 92 la vittoria a Schwanenstadt. Alex rimase in lotta per il mondiale praticamente quasi fino a fine stagione, però come mi ha raccontato anche uno dei meccanici dell'epoca del team Rinaldi, Jürgen Mastrocola, Alex spesso comunque doveva ricorrere a infiltrazioni, gli veniva asportato il liquido dal ginocchio, faceva fatica a scendere dalla moto tutte le volte che finiva una manche. All'epoca c'è anche da ricordare che il sistema del mondiale cambiò, non erano più due manche da 40, ma tre manche da 25, quindi comunque una formula diversa che all'epoca accontentò poco i piloti, e quindi cambiarono tante cose e fece un po' fatica ad adattarsi Alex a tutta questa serie di cambiamenti. Nonostante tutto, comunque, come ti dicevo, rimase in lotta per il mondiale quasi fino alla fine, però appunto poi quel mondiale nel 92 lo vinse Donny Schmidt. Alex perse poi sia il secondo che il terzo posto in favore di Bo Moore, il compagno di squadra, e dell'olandese Edwin Evertsen. Il 93 andò poi purtroppo anche peggio, perché Alex riuscì solo raramente a mettersi in mostra, ottenne comunque la vittoria nel conclusivo Gran Premio del Giappone del 93 a Suzuka, fece anche delle belle gare in Francia su un fango veramente incredibile. Infatti, se non erro, annullarono anche la terza manche perché era diventata veramente impraticabile la pista. Alex comunque da Madman, come uno dei suoi soprannomi appunto che riportava, sguazzò bene nel fango, ottenne il podio dietro Greg Albertin, corse bene, fece anche bene in Venezuela, a Maracay. Insomma, qua e là delle belle prestazioni, però appunto era ormai in una fase, in quel periodo lì, una fase calante. Vuoi problemi al ginocchio, vuoi comunque un feeling con la moto che non era lo stesso con la Suzuki. Questo penso che sia in dubbio che possa ribadirlo anche lui. È un pensiero mio, ci mancherebbe, però insomma, visti anche i risultati, sicuramente non era la Suzuki RM del 90. Questo è poco ma sicuro, quindi si addiceva meno alla guida di Alex. E alla fine del 93 Alex poi passò alla Kawasaki del team di Pier Platini, binomio tutto italiano, perché comunque beh, team manager italiano, binomio italiano con Michele Fanton, ma per lui purtroppo quell'annata lì fu veramente disastrosa, pochissimi punti, prestazioni appunto lontanissime da quelle che erano dalla sua portata, ecco, insomma, da quello che avevamo visto fare fino a poche stagioni prima, e si parlò appunto di ritiro. Insomma, di un male, ormai Insomma, annunciò il ritiro, crisi nera, salvo crisi crisi, che sì. iniziavano a, diciamo, destare più qualche preoccupazione, insomma, ci sta come pensiero. Sì. E poi crisi che poi si trasformò in rinascita, perché Alex decise di prendere parte al campionato degli assoluti d'Italia della classe 125, con tra l'altro una moto che non era molto performante, perché comunque anche lo stesso Pier Platini me l'ha confermato, la 250 era una moto sviluppata, la 125 molto meno. Alex, Giusto per nonostante la appunto catalogo. sono dettagli che fanno la differenza, perché comunque se con una moto non sviluppata, che comunque non può rendere al meglio, Alex ottenne, mi sembra, una seconda posizione a Maggiora, a ridosso comunque del vincitore, che mi sembra fosse Chicco Chiodi. E da lì rinacque, scattò di nuovo in lui la molla, ma D lo prese sotto appunto formò questa squadra, perché Maddì all'epoca era ancora con il Team Italia, lasciò il Team Italia, che comunque andò poi avanti. Maddì formò la sua squadra, Maddì Racing, e con la Honda, e Alex iniziò di nuovo a cogliere vittorie, successi. Mi ricordo che, ecco, questo è un aneddoto anche secondo me carino da ricordare. Ho potuto parlare anche con Roberto Manucci, che all'epoca è stato il meccanico di Alex nel Mondiale 1995, e mi ha raccontato che durante l'inverno del 95 Alex tutti i giorni continuava a chiedergli: oh, ma qu quanto manca l'inizio del Mondiale? Ma quando inizia il Mondiale?
Ma Era... allora proprio non ce la faceva più, doveva scendere in pista. Sfortuna ha voluto che poi poco prima della prima prova a Castiglione del Lago, Alex cadde e riportò una frattura alle vertebre, riuscì comunque a correre poi in Italia appunto la prima prova, che tra l'altro fu il primo successo in carriera di Claudio Federici, e portò a casa 30 punti molto molto pesanti poi in ottica campionato, se pensiamo poi a come è andata quella stagione lì. E fu una crescita continua. Il problema è che poi Alex, dopo aver ottenuto tantissimi punti, aveva già un buon, mi sembra 55 punti di vantaggio su Chicco Chiodi, nell'arco di 3 gare, boh, si volatilizzò tutto perché Alex comunque era un po' meno concentrato, diciamo che non c'era più la bagarre, e questa Alex forse la pativa un po', rendeva un po' meglio in bagarre. Infatti, Bisogna di stare sotto perdi. pressione. Esatto, doveva stare sul pezzo, doveva stare sul pezzo. In Indonesia, un filtro montato male lo costringe al ritiro per l'ultima prova, ma anche in quel momento lì c'è una chiave di volta di quella stagione, perché Chicco aveva recuperato tantissimo, era in forma smagliante e questo era sotto gli occhi di tutti, ma Alex, che aveva patito molto nell'ultima gara, riuscì a sorpassarlo. E quel sorpasso rappresentò tanto perché fece di nuovo partire quel click che permise ad Alex di arrivare nell'ultima prova carico e concentrato. E Cioè, infatti poi aveva l'ultima prova. ricominciato a crederci. Esatto. Nonostante poi fosse sotto, perché c'è da ricordare anche e dare comunque merito a quanto fece Chicco Chiodi quell'anno lì, che recuperò 57 punti ad Alex. Comunque. Per carità, Alex era diciamo, in fase un po' calante in quel periodo della stagione, ma Chicco ebbe il merito di crederci fino in fondo perché comunque a suoni di doppiette si riportò Ibiza e non è una cosa da tutti perché comunque quando sei sotto di quasi 60 punti è difficile crederci, tanto più che Alex comunque macinava vittorie e doppiette. Chicco ebbe la testa dura e fece bene perché comunque si riportò sotto, Gran Premio di Germania, Rail, 13 agosto 1995, un duello nel duello, se possiamo dirlo, perché non era solo Puzzar contro Chiodi, ma se vogliamo dire anche così, era anche Maddì contro Rinaldi. Ed era Ah beh, esattamente a 11 anni. Esatto, un dualismo 11 anni. storico già. Esatto. 11 anni e un giorno dopo quel famoso momento ad Etelbrook, però quello ovviamente, quella, come direbbe Federico Buffa, è un'altra storia. Però appunto ci fu questo duello tra Alex e Chicco. Nella prima manche Alex vinse, fu, come tra l'altro sta dicendo anche La Federica Federica. Chiodi, un duello al Cardio Palma, esattamente, fu veramente un duello incredibile. C'è anche da dire come Chicco fu sfortunato, perché nella prima manche il meccanico di Maschio ritirò il cartello segnalatore troppo tardi e Chicco, passandogli lì, lo urtò con la mano e si fece male. Infatti c'è ancora l'immagine di Chicco col dito sanguinante a fine prova, vicino a Nicola Malzone, il meccanico di quell'anno lì di Chicco. E comunque, nonostante tutto, prese parte ovviamente all'ultima manche, tra incidenti, Chicco, ci fu una grande rimonta di Chicco, perché comunque Alex era partito bene, tutte le volte partì veramente a razzo. Si animò la lotta perché si era rotto la falange, grazie a Federica per questa precisazione, perché non volevo dire una cavolata, ma allora era così. Nonostante tutto, appunto, Chicco scese in pista, si avvicinò tantissimo, gli ultimi giri furono veramente al cardiopalma, perché ci si giocava tutto nell'arco di pochi giri. Alex per pochissimo riuscì ad avere la meglio e vinse il mondiale. E qua ci fu, diciamo, se ci posso fare un collegamento tra 95 e 97, saltando quello che è la stagione 96, che Alex tornò in 250, però ottenendo pochissimi risultati, Sempre rimase con fuori Maddì. dalla. No, non era più con Corrado, era sempre Honda Pepsi, però appunto non ottenne mai risultati di rilievo. Fece tra l'altro lo stesso passaggio con Chicco, perché anche Chicco passò in 250. Poi entrambi ritornarono alla 125 del 97 e ci fu Vabbè, da lì appunto. Chicco decollò Chicco. Esatto.
Esatto, ci fu la riedizione del duello del 95, questa volta però vinse Chicco. Alex comunque ebbe il merito di crederci fino alla fine. Diciamo che si invertirono un po' i ruoli, Alex ad inseguire Chicco a tenere testa. Alla fine, infatti, vinse Chicco, fu il primo dei tre successi ridati consecutivi da parte appunto del pilota bresciano. E Alex comunque ebbe il merito di crederci fino alla fine, perché anche in quel caso comunque Alex era partito un po' attardato in quella stagione lì. Riuscì a recuperare un po' di punti a Chicco, che c'è anche da dire che non perdeva un colpo Chicco, quindi era difficile anche recuperare punti. Alex riuscì in quell'impresa lì, nell'ultima prova in Olanda, però Alex cadde. E appunto Chicco, che però aveva già un buon margine di vantaggio in classifica, consolidò quanto fatto in precedenza e vinse appunto il mondiale. Alex comunque nei 2 anni di TM, col TM di Bertino Castellari, ottenne un secondo e un terzo posto, che comunque penso siano ottimi risultati se si considera il tutto, e furono comunque due grandi annate da parte di Alex. Ecco. Passò poi alla classe 500, ritorno con Rinaldi, con la Yamaha 400 quattro tempi, e vittoria nel primo Gran Premio della stagione in Francia. Una vittoria per molti inaspettata, perché Alex era la prima manche in un mondiale 500. Aveva già corso con la 500 appunto nei vari campionati italiani e nelle varie prove internazionali, specialmente soprattutto a inizio carriera, ma non aveva mai preso parte al mondiale 500. Corse, vinse la prima manche davanti all'idolo locale Yves Demaría, quindi un altro che proprio pianino pianino non No. andava. Fece secondo nella seconda manche, secondo nell'assoluta, però purtroppo in quella stagione lì pesò un infortunio, un problema al collo. Prese una brutta botta in Spagna, Alex, e da lì ottenne poi anche delle buone prestazioni qua e là, ma il suo rendimento fu discontinuo. Quindi non riuscì più a fare quanto di buono invece è riuscito a compiere fino al appunto, quanto aveva fatto nei primi Gran Premi di quella stagione lì. Abbandonò poi la 500, tornò alla 125, e qua, se vuoi, ci possiamo collegare all'ultima parte della carriera di Alex, quindi con Husqvarna, Tom Poe, gli ultimi 2 anni, 2001-2002. Io andrei soprattutto a sottolineare quanto fatto. Vabbè, nel 2002 andò vicino al titolo, vinse a Sevlievo in Bulgaria, come dicevamo prima, sotto veramente un caldo, cioè un sole infernale quel giorno lì, e Alex piegò la resistenza di piloti che avevano la metà dei suoi anni. Lui ne aveva 30, quasi 34, e riuscì appunto a bastonare tutti gli altri. Quindi mi ricordo che fece un bel duello con un giovanissimo Bentaulli, con Philippe Dubasquier, lo svizzero, insomma tanti piloti che andavano forte. Poi c'era ovviamente Steve Ramon, c'era Michael Masquiò, che quell'anno poi vinse il mondiale. E il problema di Esatto. Alex fu poi l'infortunio, la brutta caduta al Mirabello nel corso di una prova di italiano, che appunto fermò quella rincorsa verso il titolo, perché Alex, dopo quel successo lì, ottenne anche il podio in Svezia, Uddevalla, fece delle bellissime prestazioni, andò a podio comunque sempre nella top 5, e quindi era veramente lì ad un passo, ma quell'infortunio lo limitò, e appunto a fine stagione poi decise di appendere il casco al chiodo. Vinse comunque le Motocross delle Nazioni in squadra con Chicco Chiodi e con Andrea Bartolini, un'azione diverso dal solito, questo è indubbio da rimarcare, perché quell'anno lì gli Stati Uniti non corsero, alcune squadre erano rimaneggiate, ma come si dice in questi casi qua, chi vince ha sempre ragione. Quindi Esatto, dimostrazione anche dell'ultima nazione, quindi. Esatto, e Alex appunto portò a casa quest'ultimo trionfo, appunto in squadra, come dicevo, con Chicco Chiodi in 250 e Andrea Bartolini in 500, Alex corse invece in 125, e chiuse in bellezza questa carriera, che insomma, questa me la sono annotata. Ho fatto un breve palmarès di quella che è stata la carriera di Alex in oltre 15 anni di carriera, quindi 2 mondiali, un campionato italiano, un motocross delle nazioni, 7 convocazioni con la squadra azzurra, 2 coppe 1000 dollari, comunque
comunque era un trofeo che all'epoca era molto ambito, 4 internazionali d'Italia, 23 GP iridati, e insomma, e a questo aggiungo io una sequela di emozioni che, come vediamo, continuano a restare e sono rimaste a noi appassionati. Se siamo ancora qua a parlarne, vuol dire che qualcosa ci ha mosso questo ragazzo qua. Sicuramente, Che tuttora ancora pratica, va ancora fortissimo in moto, una passione infinita, cioè nel senso è incredibile, veramente una. Va bene, trascina, è un Matteo. trascinatore. Esatto. Matteo, ci hai riassunto praticamente in poco meno di un'ora l'intera carriera di Alex, e questo è bellissimo perché siamo riusciti a fare una panoramica completa e non, come al solito, concentrarci solo su quei due o tre momenti che conoscono un po' tutti. E secondo me, penso che un po' tutti quelli che ci stanno seguendo ci ringrazieranno, ti ringrazieranno soprattutto per aver, diciamo, citato anche quei periodi un po' meno, che però tra tanti appassionati piacciono tanto, il periodo OTM, il periodo Husqvarna, appunto, il periodo Maddy con la Honda Pepsi dopo, cioè insomma un sacco di grafiche, tra le altre, che vanno tantissimo tra gli appassionati proprio del vintage, quindi che hanno lasciato veramente un grandissimo ricordo. Va bene, dai, vuoi aggiungere ancora qualcos'altro? Ma Possiamo. posso, mi congedo con l'ultima chicca? Va bene Assolutamente così? sì, certo. Una cosa che mi aveva raccontato Nicola Malzone era risale al motocross delle Nazioni 1989, quindi Geildorf, una pista con una marea di persone, di gente, di appassionati presenti, come era all'epoca, ai tempi il motocross delle Nazioni. Alex correva in 125, veniva da, appunto, da una grande stagione dove aveva concluso al secondo posto nel mondiale vicino a Trampas Parker. Alex si era messo in testa che doveva assolutamente battere Kiedroski. Non so, il problema è che nella prima manche Alex parte male, rimonta, fa una bella rimonta, tutto, però termina dietro a Kiedroski, e lui era sicuro, sicuro di essere più veloce, no? Arriva ai box, arrabbiato nero, tira il casco così in giro, pianta appunto il classico urlo di rabbia che ci sta, insomma, era rimasto coinvolto in una caduta in partenza, e niente, detto alla fine, infatti, sta a vedere che adesso alla prossima, la prossima manche lo batto, lo batto, lo batto. E infatti fece poi così, perché la manche successiva riuscì ad arrivare davanti a Kiedroski. Kiedroski vinse l'assoluta nella 125 quel giorno lì, ma Alex nella seconda manche poi dimostrò che era più veloce di Kiedroski. Infatti riuscì a vincere, si tolse questo sassolino. Ecco, poi sappiamo che all'epoca gli Yankee erano un po' spocchiosi, no? Perché comunque vincevano sempre alle Nazioni, per carità, vinsero anche quell'anno lì. Però quell'anno lì fu forse la prima avvisaglia che le cose stavano cambiando, perché comunque l'Italia arrivò seconda, gli Stati Uniti vinsero tutti, però comunque l'Italia diede fastidio con Parker, che fece quella prestazione stratosferica, ma quello poi, quando parleremo di Trampas, andremo a rimarcare Esatto. questa cosa qua della 500. E Alex comunque, come anche fece poi tra l'altro un'ottima prestazione anche Michele Fantoni in 250, Alex riuscì a battere poi Kiedroski nella seconda manche. Ecco tutto. Boh, scusami, volevo concludere con un'altra piccola chicca, ecco. Beh, è stato un bel anello di congiunzione, perché comunque adesso ci poniamo l'obiettivo che la prossima diretta la facciamo su Trampas Parker, perché ormai praticamente l'abbiamo deciso così in questo brainstorming durante questa puntata. Essendoci tanti collegamenti con la carriera di Alex, mi sembra doveroso fare un paragrafo anche su Trampas, appunto, poi questa carriera un po' italo-americana, così un po' è un personaggio molto curioso e che comunque ha lasciato tanto anche al motocross italiano, quindi mi sembra doveroso riconoscerglielo. Magari un po' alla volta adesso decideremo quando avremo tempo e voglia. Con le vacanze di Natale magari riusciremo anche a buttare dentro qualcos'altro, però vediamo, magari ciò. Con calma, raduniamo le idee prima, tanto io e te ci sentiamo in separata sede, poi vediamo cosa fare. Va Assolutamente, bene. assolutamente.
Grazie ancora Grazie, Tiffo. Matteo. Grazie a L'unica voi. cosa che ti chiedo, un saluto ai nostri, saluta, lascia un saluto ai nostri follower. Sì, assolutamente. Saluto tutti gli appassionati di Radio Macello e come detto ci rivedremo, ci risentiremo presto. La prossima ormai l'abbiamo già decisa su Trampas, quindi sapete già di cosa andremo a parlare. Io anche lì ho delle belle chicche da riportare, quindi sicuramente, insomma, spero che questa puntata sia piaciuta. Ecco, non so se il pubblico ha gradito o meno, spero di sì. Fatto possibile per raccontare qualcosa di un punto, come ti dicevo, di un po' di diverso, che andasse a raccontare dei dettagli che magari non tutti sanno, e spero appunto di fare altrettanto anche la prossima volta con Trampas Parker. Beh, intanto io ti ringrazio Matteo per la tua disponibilità che comunque come al solito ci dai sempre grande supporto in queste dirette, in queste dirette È un piacere. storiche. Quindi ti ringrazio per ora e ti do Grazie appuntamento, diciamo, alla prossima volta che organizzeremo qualcosa, questa fantomatica puntata Trampas Park. Grazie Matteo. a voi. Grazie a te, grazie Kiko. Io adesso, quando decidi di mettere giù, farò qualche saluto finale ai nostri ascoltatori di questa sera, qualche ringraziamento e poi ci sentiamo alla prossima. Intanto, Matteo, grazie ancora. Ok, alla prossima, un saluto a tutti gli appassionati. Alla prossima, buona serata. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Va bene, ok. Allora, anche questa è andata, bellissima puntata che da qualche giorno avevamo in mente su Alex, mito appunto assoluto di tutti i follower e di noi dello staff di Radio Macello. Un ringraziamento intanto a tutti i ragazzi che ci hanno ascoltato questa sera. Ancora auguri di buon Natale, di buon anno nuovo e tutte quelle cose lì che si dicono normalmente. Di cui io non sono molto avvezzo, però beh, ci tengo a farlo, visto che siamo in periodo. Vi ricordo solo di seguire tutti i canali di Radio Macello, Instagram, Facebook, la pagina TikTok, piuttosto che i canali YouTube, Checco De Giacca, la Radio Macello Trip. Seguiteci sempre, trovate sempre foto di motocross vintage, motocross moderno. Adesso arriva il periodo del supercross, quindi sicuramente faremo anche una diretta del supercross. Adesso, appena metto giù, inizierò a sentire un po' il buon Travis, che sicuramente lui è memoria storica un po' del supercross del nostro gruppetto di Radio Macello. E presto, diciamo, nella prossima settimana faremo magari una diretta dedicata al supercross che con tutte le novità del caso. Ivan MX Pota l'ho persa, non preoccuparti perché tanto questa prima cosa la posto adesso sulla pagina di Radio Macello dell'Instagram, quindi la troverai nella timeline, come si chiama, e poi verso la fine settimana, credo domenica, la riposterò anche sul canale YouTube Checco De Giacal. Assolutamente sì, Ivan XMMX si potrà rivedere in streaming sia qua su Instagram che su YouTube. Troverai tutti i link, non preoccuparti, e se non ti ricordi te li mando io in una direct di Instagram o da qualche parte, tanto io faccio il servizio clienti anche a domicilio meglio di Amazon. Un ringraziamento a tutti voi che ci avete seguito questa sera, ricordatevi sempre di seguire, quello che non sapete non rompetemi le balle in direct di Instagram, qualcosa, qualche risposta la troverete sempre, e ricordatevi appunto di seguire l'Instagram, Facebook e soprattutto YouTube, Checco De Giacal e Radio Macello Trip. Grazie a tutti e buona serata. Ciao a tutti, alla prossima diretta. Ciao ciao.